Ma un progetto io credo davvero molto importante per la riqualificazione complessiva di Rimini Nord, da Rivabella fino a Torre Pedrera. È un progetto che ha fondamentalmente tre gambe, uno legato alla viabilità e al raddoppio di tutto l'asse viario che corre a mare della ferrovia, quindi da Via di Redaua fino ad arrivare a Viserba, Domeniconi, Caprara, Mazzini. Quell'asse viario che oggi in buona parte è a un unico senso di marcia in direzione centro città Rimini, verrà realizzato a doppio senso di marcia, quindi andando ad allargare la strada, andando a recuperare territorio oggi occupato dalle ferrovie, insomma dalla linea ferroviaria. Quindi una viabilità che ci garantirà poi di poter anche realizzare la pedonalizzazione del lungomare, perché è chiaro che non possiamo pensare che di pedonalizzare in estate il lungomare quando non vi è un'alternativa viabilistica. Con il raddoppio dell'asse viario potremo giungere quindi anche alla riqualificazione complessiva di tutto il lungomare che va da Rivabella fino a Torre Pedrera. Questo ci garantirà davvero un rilancio importante di tutta l'area di Rimini Nord, andando a realizzare pista ciclabile, percorsi pedonali, ma anche un passaggio carrabile, quindi anche una linea carrabile che garantirà poi, nel caso in cui in un rapporto con il territorio emergerà questa richiesta, di poterlo magari rendere carrabile nei mesi invernali. Quindi questo è un percorso che abbiamo avviato ieri con l'approvazione della progettazione preliminare. Adesso il lavoro si fa ancora più duro e intenso perché arriveremo alla progettazione definitiva per poi arrivare all'esecutivo nell'arco di un anno al massimo. L'obiettivo che quindi ci diamo è di partire con i primi lavori tra un anno e mezzo circa. Come ho detto, il lungomare viene riqualificato, viene lasciato un passaggio carrabile, quindi poi la decisione se tenerlo pedonalizzato tutto l'anno, oppure se lasciarlo pedonalizzato solamente in estate, oppure se lasciarlo pedonalizzato solo 6 mesi. Insomma, queste decisioni saranno possibili in un rapporto con il territorio, con gli operatori economici, con i residenti, però io credo che sicuramente la pedonalizzazione in estate sia un valore aggiunto per la nostra offerta turistica. Io vedo già che tanti turisti, quando possono passeggiare la sera sul nostro lungomare, lo fanno con grande piacere, in sicurezza. Un turista che viene da una città magari insomma, con confusione, con traffico, e viene a Rimini e vuole poter stare in pace in una zona di mare riqualificata come quella che offriremo.